Siamo all'hashtag di Brugoli, un ristorante, pizzeria che ha una sorta di anfiteatro, cioè questa è una sala da ballo dove il Kiwanis ha realizzato una splendida serata, e devo dire la verità, godibile da molti punti di vista, e che rappresenta in fondo la conclusione di un anno importante, no, da presidenza Golino, ma l'organizzatore, il CERME, dicono nel linguaggio loro, e il nostro past president, ingegnere, il nostro di Augusta intendo, Domenico Morello. E allora vogliamo far capire con, così in breve, quanta fatica è costato realizzare questa sesta edizione con questi personaggi, che poi sono tutti di Augusta in sostanza, anche se i siracusani, Giuga e Muschetti sono estranei alla città, ma vivono qui sostanzialmente perché sono con la IAP di Marcello Guagliardo Giordani. Allora, significa che possiamo invertire una tendenza, nel senso che diciamo le cose belle attraverso gli uomini, le donne, in generale, poi gli artisti. No, ma noi siamo riusciti nell'intento di valorizzare questi tesori che tante volte sono quindi nascosti, andiamo vicino e non riusciamo quindi a vedere, perché abbiamo proposti a un pubblico che ha apprezzato veramente le performance di personaggi come Luigi Davita, di Belfiore, che magari non conoscevo, di Gianni, di tanti. Luigi Davita è un attore nostro, Gianni Belfiore è il parolieri di Giulio, abbiamo detto, anche se non è proprio di Augusta, sono stati rappresentato un'eccezione. I ragazzi della IAP che abbiamo quindi valorizzato, certo, Muschetti, a cui siamo stati Giuga, sempre vicini, sì, infatti, nelle loro. Anche perché Marcello Giordani e io Guagliardo all'origine è un socio, è anche un socio molto vicino, ma ci segue nel nostro lavoro, ci ha dato dei consigli e noi lo amiamo e lo seguiamo, quindi siamo ora, noi saremo il 27 quindi in Tosca, 27 perché Piazza Duomo, in Piazza Duomo, in Piazza Duomo, chi va sarà presente in, al 3 a Siracusa, e il al 3, 3, 3, 3 agosto a Siracusa, Turandò. La cosa che oltre a questi personaggi, la cosa che, diciamo, importante è che abbiamo voluto anche ringraziare tutte le scuole che hanno condiviso con noi i progetti e i service del Kiwanis su tematiche importanti per i ragazzi, il cyberbullismo, sulla sicurezza stradale, sulla prevenzione odontoiatrica, anche con i nostri esperti, sì. Dentisti, devo dire una bella e poi sono tutti kiwaniani, cioè siete tutti dello, in famiglia in, o sono figli di nostri quindi, amici o professionisti che sono vicini, che danno il loro, sono dei volontari perché non sono quindi pagati, e che offrono questo loro sapere, perché lo vogliono trasferire, diciamo, a favore sempre dei bambini nel mondo. Perché voi, voi vi battete, l'abbiamo visto anche all'inizio, il suggestivo per i ragazzi, per i biglietti, proprio un suggestivo filmato che riguarda il tetano materno infantile, che voi volete eliminare a livello internazionale mondiale, in cui tutti i kiwaniani sono impegnati. Poi abbiamo, chiaramente ci occupiamo del nostro territorio, e su quello con le scuole c'è questa simbiosi, questo lavoro importante. Collaboriamo quindi con l'Unicef, con tanti progetti locali. Bene, allora d'altro canto siete appunto un club di Augusta. Ci siamo dati appuntamento al prossimo anno. Al prossimo anno per la settima edizione di questi Kiwanis Awards. Bene, ringraziamo l'ingegnere Domenico Morello. Grazie a voi. E adesso vediamo se possiamo sentire anche il presidente. Ma ci mancherebbe. Grazie. Allora.